Buongiorno a tutti, pubblico di Dino Power! Oggi faremo un'incredibile intervista doppia ad Arex e Vastatore! In modo da conoscere meglio questi due stravagantissimi personaggi! Fatemi sentire un bellissimo applauso! Dai, non siate timidi! Oh mannaggia, dimenticavo che in studio non c'è nessuno, dato che sono tutti chiusi in casa per la quarantena! Meglio così, ragazzi, non uscite e godetevi lo spettacolo da casa! Ma adesso iniziamo subito! Bene! Nome! Io mi chiamo Arex! Vastatore! È un nome molto particolare! È un nome d'arte o è il tuo vero nome? Oh beh, Arex è il diminutivo di Alexandro! È un nome vero che mi ha dato il signor Indominus! È un nome che mi è stato dato dal signor Indominus poco prima di prendere lezioni da lui! Molto interessante! E poco prima che ti venisse dato questo nome, come ti chiamavi? Ah beh, io avevo solo un numero di riconoscimento che mi era stato assegnato in laboratorio. Credo fosse 626 o 7, non ricordo. Io prima di Arex avevo un altro nome che mi era stato assegnato dai miei genitori brachiosauri, ma è un nome molto buffo, perciò preferisco tenerlo per me. Lo conosce solo Vastatore, dato che sono cresciuto insieme a lui. Ti manca la vita nello zoo del parco dei dinosauri? Qualche volta sì. Dopotutto, in quel recinto eravamo sempre tutti uniti, però non era molto bello vivere in prigione. Assolutamente no. Mi farei sbranare da Godzilla piuttosto che tornare in quell'orribile posto. Ok. Film preferito? Tutta la saga di Jurassic Park, Jurassic World. Poi mi piace Dragon Ball Super Broly, Transformers e tutti i film dove si prendono a botte. Li amo. A me piacciono i film Disney. Il mio preferito è Frozen. Let it go, let it go. E non smash anymore. Ok. Canale YouTube preferito? Tutti i canali gameplay. Li adoro. Soprattutto quando giocano a giochi in cui si spara tutto. A me piace Glitter Storie di Bambole, quello dove ci sono le lolle. Cibo preferito? Oh, io amo la carne umana. Anche se Arex non mi permette mai di mangiarla. Mi piacciono molto gli umani cattivi. Quelli hanno un sapore migliore. Però ci sono anche tanti umani simpatici. Quelli preferisco non mangiarli. Alcuni sono così carini. Io sono vegetariano. Dovrei essere carnivoro, però mangio solo la verdura. È per questo che faccio tante puzzette. La cosa che odi di più? Allora, io odio gli slime, la gente arrogante e tutti quelli che trattano male mio fratello Arex, perché sono geloso. Solo io posso trattarlo male. Io odio i serpenti, gli insetti e i bulli. Hai qualche dinosaura che ti piace e che vorresti conquistare? Carla, Carla, io amo Carla. Carla, mi senti? Io ti amerò per sempre. Dinosaura, io, bleh, non mi interessano le dinosaure. La più grande figuraccia che tu abbia mai fatto? Io non faccio figuracce, sono troppo carino. Io faccio figuracce quando Arex fa figuracce, specie quando fa disastri, quando cerchiamo di risolvere un caso. Mi fa sempre vergognare tantissimo. Ok, tre aggettivi per definirti? Carino, coccoloso e patatoso. Bello, intelligente e feroce. Qual è la cosa che ti dicono più spesso? Idiota, citrullo e cretino. Ovviamente sono tutte cose che mi dice mio fratello Vastatore. Mi dicono sempre che sono troppo cinico, ma in realtà non è vero. Il giorno più bello della tua vita? Quando ho conosciuto Vastatore. Quando ho conosciuto Carla. E quello più brutto? Quando credevo che Vastatore fosse morto. Quando mi ha lasciato Carla. La cosa che vi disgusta di più? Le brutte intenzioni e la maleducazione. La puzza del di Arex. Una cosa che ti rende felice? Vastatore. Carla. Una cosa che ti rende triste? Quando le persone non mi capiscono. Carla. La prima cosa che fai al mattino? Sveglio Arex. La cacca. E l'ultima cosa? Faccio uno spuntino. La cacca. Per cosa ti batteresti a rischio della vita? Per Vastatore. Per Arex. Uffa, ma perché dovete farmi dire queste cose? Meglio grassi o magri? Né uno né l'altro. Meglio grandi e forti. L'importante è sentirci bene con il nostro corpo. Ti piace disegnare? Bleh, no. Sì, tantissimo. Qual è stata la tua prima parola? Mamma. Idiota. C'è vita dopo la morte? Sì, dopo la morte i dinosauri buoni diventano degli angioletti, mentre quelli cattivi diventano dei diavoletti. Ma che vuoi che ne sappia io? Non so nemmeno cosa c'è dietro quell'albero. Figurati se so cosa c'è dopo la morte. Cosa conta di più nella vita? Essere forti, se no col cavolo che vai avanti. L'amore verso il prossimo. Il tuo punto debole? Perdo
perdo facilmente la pazienza. Certe volte sono troppo buono. Cosa guardi in una dinosaura? Le corna, quante spine ha sul dorso e la coda. Io non guardo le dinosaure, preferisco guardare un film sul Netflix. Il tuo sogno più grande? La pace nel mondo. Sposare Carla. Abbandoneresti mai tuo fratello per tutti i soldi del mondo? No, mai. Io non abbandonerei mai Vastatore. No. Come? Ho detto no. Io voglio troppo bene ad Arex, però tu questo non glielo dire. La violenza serve a qualcosa? Sì, certo, però finisco sempre col farmi male. No, la violenza non serve a niente, meglio parlare. La tua paura più grande? Perdere Vastatore, anche se certe volte è davvero insopportabile, soprattutto quando è nervoso. Perdere Arex. Aspetta, che hai detto? Beh, almeno una cosa in comune ce l'avete, ovvero vi volete tantissimo bene. Ma ora possiamo chiudere questa intervista. Chissà, magari in futuro ne faremo altre. Mi raccomando, ragazzi, fateci sapere cosa ne pensate di questo video. E se avete altre domande da fare ad Arex e Vastatore, fatecelo sapere. Così inseriremo le vostre domande nella prossima intervista. Ci vediamo alla prossima, ciao! E così io sarei insopportabile? Ah, sì, cioè no. In realtà intendevo... Aspetta, posso spiegare, Vastatore? Quello che volevo dire è che... Io ti sbrano! Aiuto! Ciao a tutti, pubblico di Dino Power, e benvenuti in questo nuovo video! Oggi faremo una bellissima intervista doppia a Veloci Marco e a Pato Mauro! Salve, ragazzi! Sì, ciao! Ciao a tutti! Bene, bene! Allora, iniziamo subito! Prima domanda! Cibo preferito? A me piace mangiare la carne, così come tutti i Velociraptor, insomma. A me piace molto la verdura, specialmente le foglie piccole e tenere. Bene, bene. Prossima domanda. Colore preferito? Il rosso. Mi piace tantissimo il rosso. Il colore della passione, il colore del sangue. Bello, mi piace, un colore che adoro. Il mio colore preferito è l'azzurro, specialmente l'azzurro cielo. Mi dà un senso di libertà. Film preferito? A me piace La sposa cadavere e Coraline. Sì, amo Coraline. Mi piacciono tantissimo questi film così cupi e tetri. A me piace Casper e anche Your Name. Mi piacciono tantissimo i film d'amore. Il vostro hobby preferito? A me piace sbranare le cose. Prendo i pupazzi e li sbrano. È una sorta di antistress per me. Poi mi piace anche giocare a palla. Tutti i tipi di giochi che c'entrano con la palla mi piacciono. Mi piace pallacanestro, pallavolo, il calcio. Sì. Mi piace la palla. E una volta finito di giocare, sbrano la palla. Sì. Amo sbranare le cose. A me piace fare lunghe passeggiate, specialmente se in compagnia di qualche amico. In quale creatura mitologica vi rispecchiate di più? Ah! Bella questa domanda. Allora, l'unicorno. Mi sono sempre piaciuti gli unicorni. Sono così eleganti. Cioè, non che io mi consideri elegante, però è così che vorrei essere, ecco. Per questo metto sempre il fiocco. Anche se ormai questo fiocco non ha più niente di elegante. Si è rovinato tantissimo. Dovrei cambiare fiocco. Anche se questo me l'ha regalato Vastatore. Ci sono particolarmente affezionato. La creatura mitologica in cui mi rispecchio di più è il drago. Sì, se io fossi un drago andrei in giro a bruciare città. Oh, stiamo molto attenti a Veloci Marco, Lui è proprio un pericolo pubblico. Infatti. Adesso vi faccio una domanda che ho fatto anche ai vostri colleghi. Vi sareste mai aspettati di diventare degli youtuber? Sinceramente no, non credevo che sarei mai diventato uno youtuber. Ma in ogni caso sono felice di esserlo. Youtuber? In che senso? Io sono uno youtuber? Beh, certo, Veloci Marco. Sei su YouTube, e quindi sei uno youtuber, no? Beh, no, siete voi che mi costringete sempre ad apparire nei video. Beh, ma su YouTube comunque ti conoscono in tanti. E quindi sei uno youtuber. Bah, non lo so, fate voi. Prossima domanda. Il vostro cantante o gruppo musicale preferito? A me piace Marco Mengoni. A me piacciono i Led Zeppelin. Ok, Veloci Marco. Abbiamo capito. Diciamo che il canto non è propriamente il tuo forte. Ma che vuoi dire? Prossima domanda. Qual è la vostra paura più grande? Oh,
di essere tradito dai miei amici. Per me l'amicizia è molto importante. Perciò se dovessi essere tradito da uno di loro, ci rimarrei davvero male. Io ho sempre paura di perdere nei duelli e di essere umiliato. Voglio sempre apparire come il velociraptor più forte del mondo. Bene, bene. Adesso arriva una domanda un po' più personale. Siete innamorati di qualcuno? Oh beh, prima ero innamorato di un brachiosauro, solo che non l'ho più rivisto. Io sono innamorato di Velocisara e anche di Velocisandra. Poi amo Blu, amo quell'altra tipa, aspetta, come si chiama? Ah sì, Spino Sabrina. Sì, ok, non è un Velociraptor, però l'amo lo stesso. Poi abbiamo Velosilvana, Ptero Patrizia. Sì, a me non piacciono solo le Velociraptor. Oh beh, diciamo che gli amori non ti mancano, Veloci Marco? Sì, infatti. Prossima domanda. Vi piacerebbe recitare in un video tutto vostro? Magari dove siete voi i protagonisti? Ma sinceramente no, io sto bene così. Io non amo stare sotto i riflettori. Certo che mi piacerebbe. Infatti non capisco perché non mi abbiano ancora chiesto di essere il protagonista di un video. Mi danno sempre i ruoli che vogliono loro. Adesso vi faccio una domanda complicata. Se non foste i dinosauri che siete, quale dinosauro vorreste essere? Cavolo, questo è difficile. Io credo che rimarrei un Velociraptor. Solo che vorrei essere un Velociraptor più veloce. In effetti sono troppo lento. I Velociraptor dovrebbero essere più veloci. A me piacerebbe essere un Argentinosauro. Si dice che siano così grandi e con il collo così lungo. Sì, sarebbe un sogno. Vi piacerebbe avere un superpotere? Se sì, quale? Ah, la super velocità, è ovvio. Io sarei veloce come la luce. Ma non saprei. A me piacerebbe essere un mutaforma. Sarebbe bello cambiare aspetto di tanto in tanto. Sono sicuro che sarei un dinosauro diverso ogni giorno. Qual è la cosa che detestate di più? Ah, io odio quando qualcuno mi fa notare che sono troppo lento per essere un Velociraptor. Io odio i pregiudizi. Credo che siano la cosa che mi dà più fastidio. Tutte quelle persone che ti giudicano senza conoscerti. Secondo me non c'è niente di più fastidioso. Raccontateci qualcosa di quando eravate cuccioli. Ah beh, io da cucciolo ero molto pestifero. Ero davvero un diavoletto. Non volevo mai accettare il cibo che mi dava il personale del parco. Non mi sono mai fidato di loro. Ho sempre voluto procurarmelo da solo il cibo. Perciò molte volte... questo è imbarazzante. Mi facevano uscire con il guinzaglio e mi portavano a caccia. Però uffa, cacciare con una corda legata al collo non era mica facile. Infatti una volta ho preso la corda, l'ho lanciata e sono scappato. Solo che poi mi hanno recuperato subito e mi hanno messo in punizione. Vabbè. Niente. Io invece ho sempre avuto l'abitudine di mettere dei fiocchi al collo. Mi sono sempre piaciuti i fiocchi, fin da quando ero piccolo. Poi ho dovuto toglierli per forza e non li ho più indossati, finché poi Vastatore non mi ha regalato questo fiocco. Da allora non l'ho più tolto, anche se mi hanno sempre preso in giro per la questione dei fiocchi. Mi hanno sempre chiamato femminuccia, ma a me non interessa. Io indosso quello che mi pare. Nessuno ha il diritto di giudicarmi, ecco. Mi sembra giusto. Bene ragazzi, direi che questa intervista doppia può finire qui. Ciao a tutti, pubblico di Dino Power, e benvenuti in questo nuovo video. Questa sarà una puntata un po' particolare, perché per una volta, grazie al cielo, non ci saranno Arex e Vastatore. Infatti i protagonisti di oggi saranno i nostri amatissimi Nonnasauro e Fimone. Buonasera ragazzi. Buonasera. Buonasera. Nonnasauro, prima di iniziare l'intervista avevo una cosina da chiederti. È una cosa che si chiedono sempre tutti i tuoi fans. Mamma mia, immagino che alcuni di loro non ci dormono la notte. Sì, cosa vorresti chiedermi? Ma tu ti chiami davvero Nonnasauro? Oppure un semplice soprannome? No, Nonnasauro è un soprannome che mi è stato dato nel parco dei dinosauri. Ma il mio vero nome è Gennara
Assunta Filippa Alberta, Assunta Romana Maria, Paola Patrizia Stefania, Gianfrancesca Antonia Sauro. Proprio un nome speciale! Sì, è bello lungo. Ma infatti mi sa che continueremo a chiamarti Nonna Sauro, Sì, sì, è meglio. Cufate, ma io che ti fatto qui? Beh, oggi faremo un'intervista doppia, Fimone. Ah, vivi, bello, bello, mi piace. Proprio come le persone famose. Hai sentito, Nonna Favo? Sono famoso. Partiamo con la prima domanda. Nonna Sauro e Fimone, siete innamorati di qualcuno? Partiamo subito con le domande personali. Oh no, mio caro, il mio unico e vero amore è stato il mio caro Dimetro Nonno, che purtroppo non è più in vita. Io sinceramente no, non credo. Oddio, c'è stata una che mi piaceva quando stavo al parco dei dinofauri, ed era una gigantofaura davvero carina, solo che non ricordo il suo nome. Interessante, dai, siamo partiti col botto. Passiamo alla prossima domanda. Il vostro colore preferito? Il mio colore preferito è il bianco, in tutta la sua purezza. E il mio preferito è l'arancione. Molto bene! La vostra paura maggiore? Oh, a me fanno paurissima i meteoriti! Mamma mia, non vorrei mai che un altro meteorite si schiantasse sulla Terra, provocando nuovamente l'estinzione dei dinosauri. No, non ci voglio nemmeno pensare. Io invece ho paura delle gabbie, mi fanno paurissima. Non sopporto l'idea di rimanere intrappolato in una gabbia. Il vostro film preferito? Ah! Il mio film preferito è Titanic. Mi piace soprattutto la canzone. Every night in my dream I see you, I feel you. Il mio film preferito è Alla ricerca di Nemo. Perché in quel film c'è Dory, che è molto simile a me. Anche lei, come me, soffre di perdita di memoria a breve termine. Il vostro cantante preferito? Oh, un tempo era Albano, ma poi ha dichiarato che i dinosauri si sono estinti per colpa degli umani. Cosa alquanto improbabile, dato che nella preistoria umani e dinosauri non sono mai coesistiti. Quindi adesso sono alla ricerca di un nuovo cantante preferito. Il mio cantante preferito è Jovanotti. Io so che non sono solo anche quando... Cosa vi dà più fastidio? Ah, io non sopporto quando la gente si lamenta del fatto che sono troppo lenta. Insomma, ragazzi, voi non avete idea di cosa significhi vivere così tanti anni con questo peso sulla schiena. E mi riferisco proprio alla mia vela. Mamma mia, è pesantissima. Io invece non sopporto quando la gente mi prende in giro per il fatto che soffro di perdita di memoria a breve termine. La cosa che amate di più? Oh, io amo tutti i dinosauri del parco dei dinosauri. Pensa che io sono la prima dinosaura ad essere stata ricreata dagli umani. Perciò tutti i dinosauri del parco li ho visti crescere. Io invece amo tutti i miei amici, perché mi accettano per quello che sono. E grazie a loro io so che non sono solo. Anche quando sono folo, io so che non sono folo. Un momento, Nonna Sauro. Adesso ci hai aperto una parentesi davvero interessante. Quindi hai detto di essere la prima dinosaura ad essere stata ricreata? Esatto. Io sono stato il primo dinosauro nato nell'epoca degli umani. Mamma mia, ragazzi, oggi si scoprono cose importanti. Passiamo alla prossima domanda. Qual è il vostro dinosauro preferito? Oh, i Velociraptor sono così veloci,
veloci come io non sarò mai. A me piacciono i tirannofauvi perché mi ricordano Arex e Vaftatove. Vi piacerebbe fare un video dove siete voi i protagonisti? Oh, sarebbe bello, però non lo farei mai. Penso che mi stancherei dopo 2 secondi. Non è mica facile essere la protagonista. Fii, farebbe bellissimo essere il protagonista di un video. Che bello, un video tutto mio. Io, sapete cosa voglio fare? Voglio fare il detective. Voglio diventare detective come Arex e Vaftatove. E voglio fare l'ispettore Fimone. Immaginate che squadra faremmo: investigatore Vaftatove, agente Arex e ispettore Fimone. Sarebbe troppo bello. È vero, però chissà, magari un sogno destinato ad avverarsi. Ora passiamo alla prossima domanda. Vediamo un po'. Parlateci un po' di quando eravate piccoli. Oh, vi sarebbe così tanto da dire, anche se io non ho mica avuto una vita facile. Io sono stata sempre sola, finché poi per fortuna non sono arrivati altri dinosauri. Ma prima che venissero creati anche gli altri, sono stata sempre da sola, chiusa in gabbia. Però ricordo che da bambina ero una gran giocherellona. Poi sono cresciuta e sono diventata una bella fanciulla. Ah, dovevate vedermi, ero proprio una dinosaura carina. Io invece mi sto rendendo conto ora di non ricordare niente del mio passato. Non ricordo niente di quando ero piccolo. A dire il vero, non ricordo nemmeno quello che ho fatto ieri. Però è un po' triste ora che ci penso. Mi piacerebbe sapere qualcosa sul mio passato. Credo che inizierò ad investigare. Beh, se scopri qualcosa, Fimone, batti un colpo. Qui siamo tutti curiosi di sapere il tuo passato e soprattutto la tua vita di quando eri piccolo. Evi, sarei curioso di scoprirlo anch'io. Prossima domanda. Vi sareste mai aspettati di diventare 2 youtuber? Ah, sinceramente no, alla mia età non mi aspettavo mica di diventare una youtuber. Queste sono cose da giovani, io ormai sono vecchia. Però questo mi ha fatto capire una cosa, ovvero che non è mai troppo tardi e che si può iniziare quando si vuole. Non esiste è troppo tardi o è troppo presto. Esiste mi sento pronto o non mi sento pronto. Se ti senti pronto, allora puoi fare tutto. Nel mio caso non era troppo tardi fare la youtuber. Scusate, ho dimenticato la domanda. Te la ripeto, Fimone. Ti saresti mai aspettato di diventare uno youtuber? Ah, sinceramente no. Questo è un mestiere per persone fighe e intelligenti. Io invece sono un po' stupido. Poi non sono bello, non sono figo e mi dimentico sempre le cose. Quindi non credevo di piacere a qualcuno. Però mai dire mai, no? Esatto, Fimone, esatto. Prossima domanda. Ma, Fimone, che ti prende? Buonasera a tutti! Oh no, è diventato Spike! Spike? Chi è Spike? Che mi sono perso! Che stiamo facendo qui? Beh, stiamo facendo l'intervista, Fimone! Io non sono Fimone! Sono Spike! E sono molto arrabbiato! Arrabbiato? E perché? Perché avete fatto questa intervista senza di me! Ma come? Non capisco! Adesso ti sbrano! No, ti prego! No! Perché sempre a me? Ciao a tutti, pubblico di Dino Power! E benvenuti in questo nuovo video! Oggi faremo una bellissima intervista doppia a Felice e Carla Tauro! Ciao ragazzi! Ciao! Ciao a tutti! Io direi di passare subito al sodo e iniziare con la prima domanda! Va bene! Allora, iniziamo con le domande personali! Siete innamorati di qualcuno? No!
perché l'amore è solo sofferenza. Sì, sono innamorata di qualcuno, ma non intendo dire il suo nome. E no, ve lo dico subito, non è Vastatore. Oh, hai appena infranto il sogno di tantissimi utenti. Quindi non ci darai mai la soddisfazione di vederti insieme a Vastatore, Carla? No, non credo proprio. Non mi piace Vastatore. Va bene, va bene. Peccato, perché qui ci speravamo un po' tutti, eh? Lo dico io che l'amore è sofferenza. Passiamo alla prossima domanda. Film preferito? A me piacciono solo i film tristi, quelli dove muoiono tante persone, tipo Titanic, Pompei. Mi piace anche Bambi, perché anche quello è molto triste. Poi mi piace, mi piace Spider-Man. Ma Spider-Man non è un film triste. Sì, ma c'è una scena in cui piange. Ah beh, allora tutto ok. Sì, infatti a me non piacciono quei film in cui nessuno piange. Che felicità, che felicità. Sì, ed è per questo che mi chiamo Felice. E poi mi piace anche Romeo e Giulietta. Ha, chissà perché. E poi mi piace Harry Potter, perché lì muore Silente, poi muore Sirius, poi muore Lupin, poi muore... E diciamo che in Harry Potter muoiono un po' tante persone. Sì, è vero. E poi mi piace anche... Vabbè, dai, Felice, andiamo avanti, eh? C'è anche Carla che vorrebbe parlare. Scusate! A me piacciono molto i film dello studio Ghibli, come Il Castello Errante di Howl, La Città Incantata, Principessa Mononoke. Mi piacciono tantissimo quei film. Prossima domanda! Qual è il vostro gruppo o cantante preferito? A me piace Tiziano Ferro, però solo le canzoni tristi. Tipo, e quell'orologio non girava, stava fermo sempre. Da mattina a sera, na 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 na, io non piango mai per te, non farò niente di simile, no, mai, no 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 no. No, 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 sì! Vabbè, Felice, abbiamo capito, eh! E poi mi piace anche Riccardo Cocciante! Oppure, non lo so, tutte le musiche col violino e il pianoforte di quelle strappalacrime che usano per fare i video tristi su Facebook! Va bene, abbiamo capito, Felice, dai, andiamo avanti! Carla, qual è il tuo gruppo cantante preferito? A me piace molto Céline Dion e anche Avril Lavigne. Anche a me piace Avril, ma solo le canzoni tristi. Va bene, passiamo alla prossima domanda, eh. Qual è stato il giorno più felice della vostra vita? Il giorno più felice della mia vita è stato quando ho incontrato la mia caramella. Il giorno più felice della mia vita è stato quello in cui ho incontrato tutti i dinosauri del parco. E ho capito che di dinosauri ce ne sono davvero tanti. Così ho iniziato a viaggiare e sono andata alla ricerca di tutti gli altri dinosauri. Ho visitato tantissimi parchi e non sapevo ci fossero così tanti dinosauri al mondo. Bene, passiamo alla prossima domanda. E invece, qual è stato il giorno più triste della vostra vita? Il giorno più triste della mia vita è stato quello in cui mi hanno rubato la mia caramella. Mi manca tanto e non l'ho mai mangiata. Poi, l'altro giorno più triste della mia vita è stato quando il mio compagno di banco mi ha fregato la gomma senza permesso. Oppure quando hanno fatto la pubblicità mentre guardavo Dragon Ball in TV. O quel giorno in cui la mamma non mi ha comprato le patatine. Oh mamma mia, che tristezza.
Io non credo d'aver mai avuto un giorno triste. In genere sono un dinosauro molto positivo, però divento triste tutte quelle volte in cui devo partire e lasciare i miei amici. Però non sono mai totalmente triste, perché allo stesso tempo sono felice di partire e conoscere altri dinosauri. Ok, prossima domanda. Siete felici di essere dei dinosauri? Oppure vorreste essere qualcos'altro? Io vorrei essere un uccello, perché vorrei volare libero. Quanto vorrei avere delle ali per spiccare il volo e volare felice. Invece devo rimanere coi piedi per terra, a logorarmi con la mia sofferenza. No, dai, io sono abbastanza fiera di essere un carnotauro. Sto bene così. Qual è il vostro dinosauro preferito? A me piacciono i Compsognathus, perché sono così piccoli e sembrano sempre sorridenti. E poi saltellano così, tutti felici e contenti. Quanto li invidio! Sono così felici e invece io continuo a soffrire. A me piacciono molto i carnotauri. Sì, lo so, anch'io sono un carnotauro. Però che dire, mi sono sempre piaciuti i carnotauri come me. Infatti, se dovessi fidanzarmi, credo che mi fidanzerei con un carnotauro. Qual è la cosa che detestate di più? Io detesto chi mi dice: pensa a chi sta messo peggio di te. Però non è vero, perché nessuno sta messo peggio di me. Non penso che tutti i dinosauri abbiano perso una caramella. Insomma, cosa può capitarti di peggio? Perdere una caramella è una tragedia. Io detesto tutti quelli che dicono che i carnotauri sono migliori dei tirannosauri solo perché sono un pochino più piccoli. In realtà non è vero. I carnotauri sanno essere forti esattamente quanto i tirannosauri. Conosco molti carnotauri che sono stati in grado di sconfiggere un tirannosauro. Ultima domanda. Avete un sogno nel cassetto? Il mio sogno è quello di essere felice, non solo di nome, ma anche di fatto, perché insomma, io merito la felicità. Perché ho sofferto tanto e nonostante questo sono un dinosauro allegro. Il mio sogno è quello di girare il mondo, ma dopo tutto lo sto già facendo. Io amo viaggiare e non vorrei smettere per nessuna ragione al mondo. Ok ragazzi, direi che questa intervista può finire qui. Mi raccomando, fateci sapere cosa ne pensate delle risposte che hanno dato Felice e Carla. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!